Stuzzichiamo il palato con un buon formaggio, sì, ma vegetale e crudista. Oggi infatti realizzeremo una sorta di veg formaggio a partire da anacardi, ed il bello è che non utilizzeremo né il forno né tantomeno il fornello. In più andremo ad utilizzare un ingrediente delizioso che conferirà un aroma tutto suo al nostro veg formaggio e che ricorderà moltissimo il formaggio animale. Volete scoprire qual è? Allora io, se fossi in voi, non mi perderei la ricetta del giorno. Per preparare il veg formaggio di anacardi abbiamo bisogno di 200 g di anacardi, 10 g di lievito alimentare in scaglie, 2 cucchiai di succo di limone, 2 cucchiai circa di latte di soia, 10 g di semi di sesamo. Per preparare questa ricetta abbiamo iniziato la sera prima e io che cosa ho fatto? Ho messo in ammollo i nostri anacardi per circa, insomma, 8-9 ore. Dopo questo tempo si possono scolare, in questo modo gli anacardi diventeranno anche molto morbidi. Prendiamo un colino e scoliamo i nostri anacardi. Una volta scolati, possiamo andare all'interno di un frullatore. Bello capiente, eh? Mettiamo tutti gli anacardi, anche se non sono scolati proprio bene bene, non importa, ok? Che cosa facciamo? Mettiamo un po' di latte di soia, intanto iniziamo con un cucchiaio, poi vediamo se ci serve ancora. Mettiamo poi dei semi di sesamo. In alternativa potete utilizzare anche la salsa tahina, la salsina a base appunto di semi di sesamo. Prima nella presentazione vi ho parlato di un ingrediente molto particolare, ovvero il lievito alimentare in scaglie, che lo potete acquistare online oppure anche nei negozi biologici, che conferirà un sapore che ricorderà moltissimo quello del grana animale. È davvero un esaltatore di sapidità che si utilizza anche nelle zuppe a volte. Poi qui ho strizzato il limone, versiamo un po' di succo di limone. Se necessario andate ad aggiungere del sale, in teoria non serve proprio per la presenza del lievito alimentare, però insomma poi assaggiate ed aggiustate eventualmente. Frulliamo il tutto. Questa è la consistenza ideale del nostro formaggio. Io ora ho preso una fuscella, potete anche questa acquistarla nei negozi di casalinghi, oppure online, ovvio, e andiamo a riempire con il nostro veg formaggio. Ora sto pigiando la superficie in modo da livellarla. Ok, chiaramente prima non ve l'ho detto, ma se non trovate la fuscella va benissimo anche uno stampo in silicone oppure in ceramica. La fuscella ce l'avevo, dunque ho deciso di realizzare anche un formaggio bello alla vista, perché anche l'occhio come al solito vuole la sua parte. Dopo averlo livellato possiamo già girarlo. E voilà! Ecco qui la mia idea di presentazione del veg formaggio di anacardi. Come vedete l'ho servito con del pane e con un po' di rucola fresca. A casa ho anche fatto la prova con le arachidi, eccolo qui. Il formaggio è praticamente lo stesso, cambia un po' il gusto ovviamente ed il colore. Vi faccio vedere anche la consistenza. Qua vedete io ho preso uno spalmino, è molto morbido, simile alla ricotta. E possiamo, ad esempio, spalmarlo sul pane. Possiamo anche utilizzarlo per condire la pasta, oppure perché no, anche per realizzare delle sfiziose torte salate.